Allora, buongiorno a tutti. Io sono come al solito il dottor Max che oggi, essendo sabato, vi parlerà di oro. E lo facciamo oggi con grande piacere con due amici che interverranno, in particolare Claudia, la conosciamo già, si è già presentata circa un mese fa. Oggi è con noi Fabiana De Marco, che è uno dei direttori commerciali della Elior e che ho invitato per presentare in maniera un pochino più dettagliata come operano. E ho iniziato un rapporto di collaborazione anche con loro, perché io, come sapete, insomma, se non lo sapete ve lo dico, mi presento, insomma, come consulente, no? Come consulente indipendente che seleziona quelle che ritengo le aziende più affidabili, più credibili, più professionali, per poi diciamo proporle a chi mi contatta a seconda appunto delle varie esigenze, perché poi magari, come ne parleremo anche successivamente, ognuno ha esigenze diverse, no? C'è chi l'oro lo deve comprare, che c'è chi la va chi l'ha già comprato, c'è chi l'ha comprato e lo vuole tenere in Italia, c'è chi l'ha comprato e lo vuole portare in Svizzera. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di problematiche. Va bene? Quindi io da tempo sto lavorando su questa cosa, ma fino a pochi mesi fa non avevo trovato un'azienda valida che mi potesse, diciamo, supportare in quello che facevo, in Italia. Adesso l'ho trovata nella Elior. E quindi io do con molto piacere la parola a Fabiano, e a Fabiano prenditi pure tutto il tempo che vuoi, e Grazie. prego, prego, inizia pure, prego. Grazie Massimo, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a chi ascolterà anche poi in differita il contenuto. È un piacere essere qui con voi, grazie ovviamente per l'ospitalità, grazie per l'invito, ringrazio innanzitutto Claudia che ci ha consentito di conoscerci, quindi se non fosse stato per Claudia non avrei avuto la possibilità di conoscere Max e quindi grazie di cuore Claudia. E grazie a Max perché abbiamo incrociato il cammino, ed è bello poter avere a fianco persone che diffondono conoscenza e consapevolezza in un momento così delicato, così particolare che stiamo attraversando. E quindi ci siamo trovati a livello energetico ed è stato molto bello. E quindi per noi è un piacere avere la possibilità di poter avere Max al nostro fianco. Mi presento, come diceva Max, appunto mi chiamo Fabiano De Marco, sono uno dei tre direttori commerciali di Elior, del Banco Metalli Golden Age, perché Elior è il brand del Banco Metalli Golden Age SRL, che è un banco metalli autorizzato dalla Banca d'Italia dal 2016 ad operare appunto come operatore professionale in oro. Vi racconto un po', magari prima la mia storia, brevemente, poi la storia del nostro Banco Metalli, della casa madre del nostro Banco Metalli, del perché abbiamo l'offerta dell'oro svizzero raffinato in Svizzera con custodia in Svizzera. Io sono classe 73, quindi ho compiuto 51 anni e dal 1995 mi occupo di finanza. Ho iniziato 29 anni fa a fare l'analista finanziario, il consulente finanziario. E poi la mia carriera nel mondo della finanza è andata avanti per 21 anni, gestendo reti di consulenti finanziari. Ho sempre selezionato, formato, affiancato, coordinato consulenti finanziari e private banker. Quindi conosco bene, diciamo, il mondo finanziario, il mercato finanziario, i prodotti finanziari che si vendono all'interno del mercato. E dopo 21 anni, appunto, la mia coscienza non mi ha fatto continuare, tra virgolette, su quel percorso, perché quando io sono partito nel 1995, avevo a 22 anni una grande, ambizione, che era quella appunto di poter essere di utilità alle famiglie e potendo portare la mia consulenza, la mia professionalità, alle famiglie e accompagnandole nelle scelte migliori per quanto potesse riguardare la tutela del loro patrimonio e del loro risparmio. Nel 95 c'era
una finanza ancora sana, potremmo definirla così. E poi, via via, passando gli anni, la finanza ha scoperto il doping, quindi la possibilità, diciamo, di vincere facile con l'utilizzo dei derivati che sono stati inseriti e introdotti nei mercati finanziari in maniera rilevante e con le leve finanziarie che ancora tutt'oggi esistono, perché addirittura il privato può muoversi in leva 1 a 500, l'istituzionale può muoversi in leva 1 a 2000. Questo vuol dire che ciò che si vede oggi sui mercati finanziari è puro artificio. E quindi, una volta che diciamo, si è capito che la finanza stava prendendo quella tangente, la mia coscienza, diciamo, non è più stata in linea con quel mondo lì, perché ciò che si andava a vendere ai clienti e i prodotti confezionati, che erano poi tutti prodotti strutturati, no? Come fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, polizze, unit ramo terzo e cose di questo genere, erano ovviamente cariche all'interno di prodotti di situazioni che sfuggivano, diciamo così, al nostro controllo. E dovendoci mettere poi la faccia nei confronti dei clienti nell'andare a suggerire asset allocation per gestire al meglio il patrimonio, diciamo così, e soprattutto avendo un ruolo manageriale di gestione delle risorse umane all'interno degli istituti con i quali collaboravo, perché avevo la responsabilità di filiali e di gruppi di centinaia di collaboratori, diciamo così, la mia evoluzione spirituale non mi ha portato a rimanere ancora adeguatamente felice in quel segmento lì, in quel settore lì, e quindi ho tolto il disturbo e ho iniziato a fare altro. Mi sono occupato anche di altro a livello imprenditoriale. Ho seguito poi altri progetti anche a livello di network in ambito internazionale. E poi, arrivando ai giorni nostri, diciamo, tutto quello che è successo dal 2020 in poi ha portato me e la mia famiglia a decidere di trasferirmi a vivere in Svizzera e di non rimanere più in Italia, e lì ho avuto l'opportunità di conoscere questa realtà che in Svizzera esiste dal 1987 e che si occupa appunto di oro fisico da investimento da oltre 37 anni. Ho conosciuto il direttore commerciale di questa realtà, ho conosciuto la proprietà e ho avuto la possibilità di capire come loro lavoravano e che tipo di valore aggiunto potevano portare al mercato. E mi è piaciuto molto poter ritornare attraverso l'oro fisico da investimento agli albori, perché l'oro non lo scopriamo noi, Max, tu lo sai, ma esiste da oltre 6.000 anni ed è il bene rifugio per eccellenza. È l'asset che da 6.000 anni, perché i primi ritrovamenti delle monete che in oro noi abbiamo avuto la possibilità di avere, diciamo, di trovare, di scoprire, risalgono a oltre 6.000 anni fa, no? E quindi è da 6.000 anni che tutte le popolazioni sanno che l'oro è lo strumento, il vero strumento, la vera moneta, come diceva JP Morgan, no? E quindi attraverso la conoscenza con la proprietà di Resonor, perché questo è il gruppo che da 37 anni si occupa di oro fisico da investimento in Svizzera, Resonor SA, fondata nel 1987, con sede a Lugano. In pieno centro a Lugano abbiamo l'ufficio che affaccia su Piazza della Riforma, che è la piazza principale della città di Lugano. Ho avuto la possibilità appunto di creare valore con questo gruppo nel mercato italiano. Perché? Perché Resonor già aveva diversi clienti che si recavano spontaneamente dall'Italia oltre confine in Svizzera per andare a proteggere i loro patrimoni, sapendo che la Svizzera è la nazione più sicura al mondo. È la nazione dove ci sono ancora adesso, Max, e noi lo sappiamo, un terzo delle ricchezze mondiali. Un terzo delle ricchezze mondiali è stoccato in questo paese piccolino di 41.000 metri quadrati, chilometri quadrati, che ha la possibilità di poter avere privacy, sicurezza e riservatezza al massimo livello. È una nazione, già ieri leggevo da Forbes Italia, che produce, tra virgolette, i redditi più elevati e ha la sicurezza più elevata a livello mondiale. E quindi già diversi clienti, magari più avveduti, arrivavano dall'Italia e venivano in Svizzera a proteggere i loro asset,
comprando oro fisico da investimento e lasciandolo custodito in Svizzera, proprio per la sicurezza e la privacy e la riservatezza che la Svizzera ha e mantiene. Questa azienda ha capito che attraverso le nostre figure, la mia e quella degli altri due colleghi che vi ho citato, appunto noi siamo in tre, oltre a me c'è anche Filippo e c'è anche Luigi, siamo tre direttori commerciali, siamo tre colleghi che lavorano assieme proprio dal 1995, si conoscono e hanno fatto lo stesso percorso, hanno avuto attraverso di noi la possibilità di sviluppare un progetto sul mercato italiano. Cioè questa azienda ha detto, se noi volessimo andare sul mercato italiano, dalla Svizzera non possiamo perché non siamo autorizzati dalla Banca d'Italia, ma dobbiamo comprare un bancometalli che sia autorizzato dalla Banca d'Italia. E questo è successo perché appunto noi tre abbiamo dato la disponibilità a creare una struttura di consulenti che potessero portare le migliori soluzioni di protezione alle famiglie e alle imprese italiane. Questa azienda ha deciso di investire comprando un bancometalli che esisteva già, perché se vuoi oggi aprire un bancometalli devi avere una trafila, un'autorizzazione che dura circa un anno e quando vai in Banca d'Italia e vuoi aprire e vuoi avere una concessione per una banca, per una nuova banca o per un nuovo bancometalli, la Banca d'Italia ti persuade a comprartene uno o una di quelle che esistono già. E così è stato fatto anche per noi, ci hanno indirizzato verso un bancometalli che era dormiente, che era stato aperto nel 2016 e io dico abbiamo la proprietà di Resonor, ha rilevato il 75% delle quote ed è entrata quindi in capitale sociale con questo contenitore che oggi è compliant al 100% alle leggi italiane, che ci dà la possibilità quindi di poter portare l'oro svizzero raffinato in Svizzera, custodito e garantito in Svizzera per il tramite appunto dei nostri gold advisor che come Claudia abbiamo selezionato e che formiamo per portare appunto le migliori soluzioni di protezione al mercato italiano. Così dal 22 abbiamo iniziato l'attività, era esattamente luglio di 2 anni fa, siamo partiti 2 anni fa, creando due prodotti molto semplici che abbiamo portato a mercato, che si chiamano Elior One ed Elior Plan, quindi l'acquisto in unica soluzione o l'acquisto rateale di grammi di oro, oro svizzero. Apriamo un attimo una parentesi sull'oro svizzero del perché riteniamo che sia il migliore oro del mondo. In Svizzera esistono le principali raffinerie più importanti al mondo che producono oltre il 60% della produzione raffinazione di oro al mondo e sono proprio le principali nel Canton Ticino dove siamo anche noi, la Val Cambi, la Argor e la Pamp, da sole fanno oltre il 60% della produzione, circa 1600-1700 tonnellate ogni anno, delle oltre 2500 che vengono raffinate passano da lì. E quindi la Svizzera è la nazione che più di tutte lavora e tratta oro e lì arriva la maggior parte della produzione che poi viene esportata in tutto il mondo. Io come Max amo girare il mondo e quando sono andato a Dubai ho trovato lingotti Swiss Made. Quando sono andato a Londra, al museo della Bank of England, ho trovato lingotti in esposizione Swiss Made. Quindi l'oro svizzero è effettivamente l'oro più conosciuto al mondo e che viene prodotto con gli standard del Good Delivery e quindi con il punzone della London Bullion Market Association perché è tutto ovviamente, tutta la produzione passa per le raffinerie che hanno il punzone Good Delivery e che ci consentono di avere uno standard di sicurezza e di qualità che appunto viene certificato dalla London Bullion Market Association e tra l'altro, la Confederazione Elvetica dal 2019 ha adottato un protocollo di Ethical Gold e quindi ha imposto alle raffinerie elvetiche la filiera certificata sull'oro, cioè non possono arrivare materie prime estratte in siti, in miniere che sfruttano i minori. E non possono arrivare in Svizzera materie prime da lavorare e da trasformare che arrivino con la separazione tra il metallo nobile e quello meno nobile avvenuto attraverso il mercurio, perché appunto sappiamo che ci sono in larga parte del mondo situazioni ancora dove vengono sfruttati i minori nelle miniere e vengono utilizzate sostanze nocive appunto come
il mercurio per separare il metallo nobile da quello meno nobile. Dal 2019 la Svizzera ha adottato un protocollo molto rigoroso che consente poi di poter tutelare il consumatore finale nell'avere un lingotto etico 100%. In un momento come questo, dove appunto le coscienze si stanno risvegliando, a parità di 999,9 Good Delivery prodotto in Italia piuttosto che in Svizzera, avere un lingotto che ha anche la certificazione di lingotto etico vuol dire portarsi a casa un'energia, tra virgolette, pulita su quel lingotto piuttosto che un'energia non del tutto pulita. Io ho trovato diverse persone che ho incontrato appunto a Lugano e che mi hanno detto: io sapevo che l'oro poteva rappresentare una forma di tutela, di protezione per il mio patrimonio, ma non ho mai voluto comprarlo perché so che mi arriva dalla morte, tra virgolette, di bambini in miniera o dall'avvelenamento del suolo dove poi muoiono persone, e a me non piace questa cosa qua, giustamente, no? Quindi in un momento come questo tante persone guardano anche alla sostenibilità delle cose che si fanno e dell'impatto che si può avere nelle scelte che si hanno, e quindi avere l'oro svizzero vuol dire avere anche questa garanzia di poter avere oro etico e di poter avere un lingotto 999,9, perché noi trattiamo solo ovviamente il lingotto 999,9 Good Delivery, che è anche etico. E ecco perché diciamo: quanto del tuo patrimonio vuoi proteggere con il migliore oro del mondo? Se voi andate a vedere la comunicazione che noi facciamo sui canali social, abbiamo tutti i canali social attivi, nei video noi diamo sempre questo incipit, no? Nei video lunghi, soprattutto di YouTube, perché riteniamo che l'oro svizzero abbia queste caratteristiche. E la forma poi di custodia che noi forniamo in Svizzera ti dà quella sicurezza e quella privacy e quella riservatezza che difficilmente si riesce a trovare da altre parti, proprio perché la Svizzera è un paese che storicamente è votato alla privacy e alla riservatezza e alla sicurezza. Tutti i clienti che arrivano da noi e che scelgono lo stoccaggio dell'oro in Svizzera, perché da noi si può comprare e avere, diciamo, l'oro a casa, oppure si può comprare e tenere l'oro in caveau, amano proprio questo, amano proprio l'offerta dell'oro custodito lì, che possono venire a toccare con mano in qualsiasi momento. La cosa importante per noi è che diamo l'accesso al caveau a qualsiasi cliente, anche il cliente che ha fatto il piccolo piano di risparmio in oro, che mette 100 euro al mese, che forma il suo primo lingottino da 10, da 20, da 50 grammi, può venire a vedere, a toccare con mano il suo lingotto quando vuole. E questa è una cosa fondamentale che noi garantiamo a qualsiasi cliente, al cliente milionario che ha aperto depositi di decine di chili di oro, e al cliente che vuole, con le piccole capacità di risparmio, mettersi in sicurezza. Chiunque, nostro cliente di Elior, può recarsi a Lugano, previo appuntamento, e può andare a verificare la reale presenza dei propri lingotti dentro al caveau. Il caveau, peraltro, è assicurato per furto e rapina a primo rischio con il VEZ Assicurazione, quindi diamo anche una forma di garanzia importante perché non è mai successo niente in 37 anni e mai succederà, perché stiamo nella città più sicura al mondo, dove anche di recente, non so se avete visto, sono girati dei video sui social, hanno tentato in pieno centro una rapina a quattro malviventi a mano armata in pieno giorno, è stata sventata in 30 secondi dalla polizia. E quindi diciamo che la Svizzera ha quei criteri di sicurezza e di garanzia, e poi noi ovviamente abbiamo dei sistemi di sicurezza e di garanzia nel palazzo e nell'ufficio e nel caveau, che sono separati da tutto il resto, che sono ovviamente di primissimo livello, ma quando anche potesse succedere qualche cosa che non succederà mai, noi abbiamo una copertura totale a primo rischio a favore del cliente. Vuol dire che il cliente, con la sua fattura in mano, va da Elvezia e si fa dare direttamente il controvalore del fixing al momento in cui dovesse succedere il fatto, no? Ma vi posso garantire e assicurare, poi quando verrete e magari avrete il piacere di diventare i nostri clienti, verrete a visitare il caveau, vi renderete conto di come sia praticamente impossibile poter fare qualche cosa di strano lì. Ecco perché noi puntiamo molto su, diciamo, l'offerta dell'oro svizzero raffinato in Svizzera, custodito e garantito in Svizzera. Questi sono i parametri sui quali noi basiamo la nostra offerta, la nostra unique selling proposition, se possiamo definirla così, che ci porta ad avere la possibilità di soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente, perché abbiamo la possibilità di poter portare, soprattutto con l'Elior Plan,
Mi fa piacere, diciamo, sottolineare questo strumento perché abbiamo creato uno strumento dalla nostra esperienza di consulenti, di analisti finanziari che da 30 anni svolgono questa attività. Sappiamo esattamente ciò che al cliente piace e non piace, no? Al cliente non piacciono i vincoli, al cliente non piacciono le costrizioni, il cliente vuole essere libero di fare quello che vuole quando vuole, no? E quindi noi abbiamo costruito l'Allure Plan proprio con queste caratteristiche qua, dando la possibilità di poter versare quello che il cliente ha, la possibilità di versare, di poter accelerare quel versamento andando anche a versare multipli di quella cifra, quindi si può decidere i 100 euro al mese, così come i 150, i 200, 250 e di 50 in 50 si può scegliere la rata mensile che uno può e vuole versare e da lì versare anche multipli di quell'importo, quindi versare magari invece che 100, 200, 300, 400 e di sospendere anche se si ha la necessità in qualsiasi momento il proprio versamento senza avere costi e penali, perché noi abbiamo nel contratto inserito 36 mesi, quindi ben 3 anni di sospensione che diamo al cliente che si può giocare durante tutto l'arco temporale del suo piano. Quindi capite una massima flessibilità, la possibilità di poter liquidare i lingotti in qualsiasi momento con una mail e in 3 giorni avere la liquidità sul conto, ovunque nel mondo, in qualsiasi parte del mondo, e queste caratteristiche qua ovviamente piacciono molto ai clienti che amano la flessibilità, amano la libertà in un momento in cui ci stanno costringendo ad avere sempre meno flessibilità e libertà, no? Perché questo è un po' il disegno che noi vediamo accanto a noi, no? Attorno a noi. E invece l'oro ti dà proprio libertà, ti dà sicurezza, ti dà rivalutazione, perché abbiamo visto da quando ce l'ho portato a mercato, e Max qua ve l'ho fatto vedere tante volte, l'oro dal 2000 ad oggi, da quando la legge numero 7 del 17 gennaio del 2000 ce l'ha portato a mercato, voglio dire, costava meno di 10 euro al grammo, oggi vale più di 72 euro al grammo. Capite che aver fatto un per 7 abbondante in 24 anni non c'è nessun asset a parte Bitcoin che ha fatto queste performance, no? Neanche nei mercati finanziari, andate a vedere l'S&P 500, l'indice delle principali 500 aziende americane o il Nasdaq si sono fermati molto sotto rispetto a questa performance qua negli ultimi 24 anni. Perché dico negli ultimi 24 anni? Perché in Italia la legge che ha portato a mercato l'oro 24 carati esente IVA è proprio del 2000, è la legge numero 7 del 17 gennaio che ha avuto impatto dal 1 di gennaio. Quindi questa legge ci dà la possibilità di comprare dai 2 grammi in su oro 24 carati, e 24 carati vuol dire dal 995 di purezza in su, quindi vuol dire avere la possibilità di fare come hanno fatto loro da centinaia e centinaia di anni. Chi loro? Loro sono ovviamente le banche centrali, i governi, gli stati e le grandi famiglie più ricche al mondo che da sempre hanno utilizzato l'oro per proteggersi e per garantirsi, no? Ricordo sempre che la Banca d'Italia è il quarto detentore al mondo di oro, con 2.452 tonnellate metriche di oro, è la quarta potenza al mondo, quindi dopo la Federal Reserve, la Bundesbank tedesca e il Fondo Monetario Internazionale c'è l'Italia come riserva di valore. E l'Italia ha messo in parte queste quantità, queste tonnellate di oro, in oltre 120 anni. E a noi ci hanno liberato dalle gabbie 24 anni fa, ci hanno detto potete accomodarvi al tavolo e mangiare le briciole anche voi se, vo se volete, no? Però poi il sistema non ha piacere che queste informazioni vengano divulgate, quindi le persone, per fortuna, poi hanno persone come Max o come Claudia accanto che le possono poi informare adeguatamente, no? E questo è il grande lavoro che queste anime di luce, posso definirle così, portano oggi a mercato, perché attraverso la divulgazione delle informazioni e della conoscenza si crea coscienza e quando si crea coscienza si dà la possibilità di poter avere consapevolezza e attraverso la consapevolezza di passare all'azione, no? Perché ciò che stanno facendo anime appunto come Max e come Claudio è proprio quello di poter avvicinare quante più persone possibile a questa informazione, a questo mondo, proprio perché dall'altra parte ovviamente non c'è interesse nel poterlo fare e ciò che viene proposto quando si va dai vari consulenti finanziari, consulenti assicurativi, gestori patrimoniali e consulenti in banca è sempre il solito ciarpame che viene confezionato ovviamente ai danni del cliente. Guardate tutto quello che è successo nei fallimenti di tante banche che sono saltate per aria e quanti cerini in mano sono lasciati, cerini sono stati lasciati in mano a
milioni di risparmiatori malcapitati che avevano comprato l'obbligazione della banca, l'azione della banca che non esiste più o della società che non esiste più, loro si garantisce da solo. Loro non ha rischio default, loro non è messo da governi, non è messo da banche, non è messo da corporation. E quindi capite che queste informazioni qua, date in un momento come questo così particolare, dove c'è questo cambio di paradigma così importante, diventano strategiche. Quindi la funzione che Max oggi ha con ognuno di voi è straordinaria, no? Nel dare informazione e conoscenza. Poi è ovvio che esiste sempre il libero arbitrio e ognuno di voi ovviamente deciderà che cosa fare, no? Se attraverso l'informazione che pure avete avuto, perché oggi nel 2024, Max, noi lo sappiamo che diciamo, l'ignoranza è una scelta, no? Cioè, con l'abbondanza di fonti che ci sono ormai a disposizione, rimanere ignoranti è una scelta, non è più come 100 anni fa, no? Dove le informazioni si potevano prendere da poche fonti. Oggi le fonti sono innumerevoli a disposizione di tutti, alla porta di tutti, senza grossi investimenti. Questo porta quindi le persone ad avere la possibilità di esprimere le scelte con la loro coscienza e con il loro libero arbitrio che li guida. E nonostante ciò che Max fa o che Claudia fa da una vita, ci saranno sempre persone che poi, nonostante abbiano avuto l'informazione, si comportano poi come prima, magari mettono la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo, no? E ci sono magari altre persone che invece colgono questi spunti, studiano, analizzano, approfondiscono, perché ciò che bisogna fare è sempre questo, perché non sono mai consigli finanziari. E ci teniamo sempre a dirlo, sono spunti che vanno poi approfonditi, studiati e poi si passa in azione a seconda delle proprie volontà, no? Però ecco, sta sempre al singolo individuo capire poi da che parte stare. Io ricordo che chi volesse, magari, nonostante la quantità innumerevole di informazione che Max vi passa sul canale, continuare a mettere la testa sotto la sabbia, fare come lo struzzo, ricordo sempre che chi mette la testa sotto la sabbia lascia scoperta un'altra parte anatomica del corpo che in realtà diventa molto vulnerabile quando può succedere qualche cosa, no? Da dietro. Quindi è bene in questo caso cercare di approfondire, di studiare e di trovare poi le soluzioni ad hoc. E Max e Claudia poi sono persone che vi possono accompagnare nel trovare quel mix di strumenti, quegli strumenti che rispondono alle vostre esigenze. Non esiste il prodotto migliore in assoluto. Ecco anche perché Max ha cercato qualche altra alternativa e ci ha trovato, perché voleva una gamma di offerta che potesse andare incontro a tutte le esigenze che i clienti potevano manifestare. E l'Elior Plan è una di queste scelte che mo ha molto apprezzato Max, perché ci consente di poter portare con una pianificazione, grammi o chili d'oro nel caveau al cliente e protezione per qualsiasi tasca, perché da noi con l'Elior Plan il cliente sceglie l'importo e il numero di versamenti, dai 60 ai 420 versamenti, può scegliere liberamente un numero che gli consente di poter arrivare al suo obiettivo, ecco perché l'abbiamo fatta così flessibile, non ci sono durate standard, da noi non durano i piani 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, no, durano i versamenti quanto vuole il cliente, quanto ha necessità il cliente che durino e lì si costruisce la riserva di valore per il cliente con quella flessibilità di cui vi parlavo prima, comprando appunto anche i piccoli grammi ogni mese che poi diventano lingotti formati un po' più grandi, liquidabili in qualsiasi momento senza costo al fixing puro con l'assicurazione appunto per furto e rapina. Quindi capite che l'offerta dell'Elior Plan è veramente un'offerta straordinaria che poi Max e Claudia avranno la possibilità di potervi declinare nella maniera migliore, perché diventa un'offerta personalizzata a seconda appunto delle vostre esigenze. Noi volutamente abbiamo oggi più di 500 Gold Advisor che abbiamo selezionato in questi 2 anni di attività in Elior. E volutamente abbiamo portato professionisti al vostro fianco che sono tutti o imprenditori, o la Claudia, ad esempio, è un'ex direttrice di banca che ha fatto anche lei il suo percorso nella finanza tradizionale come me, e poi anche lei ha avuto la coscienza che si è risvegliata e non è stata più in grado di rimanere all'interno di quel settore lì con la sua anima, no? E così come ci sono commercialisti, così come ci sono avvocati che collaborano con noi, ci sono consulenti finanziari, consulenti assicurativi, tutti professionisti che possono portare con consapevolezza queste scelte per i clienti. E questo diventa strategico proprio perché
è una persona, è un'anima che vi accompagna, no? In una fase in cui, in un momento in cui si sta andando verso la disumanizzazione, no? Di tutto, verso il transumanesimo, verso tutto quello che vediamo sotto i nostri occhi, avere ancora delle anime che si occupino, tra virgolette, di noi e in cointeresse con noi ci portino verso la migliore soluzione e poi non solo, diciamo, in fase iniziale, ma poi seguono il rapporto per tutti gli anni a venire. È diverso rispetto ad avere un numero verde da chiamare dove risponde la voce metallica o un interlocutore che non si sa da dove mi risponde chi sia e non sa niente di me, no? Perché noi avremmo potuto mettere uno shop online dei nostri prodotti, avremmo potuto fare degli orplan venduto anche con del marketing online e avremmo tolto i costi, tra virgolette, della distribuzione. In realtà abbiamo voluto giustamente mantenere dei professionisti a fianco della clientela perché un professionista cointeressato e ovviamente eticamente formato può portare le migliori soluzioni ai clienti e questo è il nostro modo di creare valore in un momento in cui sta cambiando il paradigma, no? Sta cambiando tutto davanti ai nostri occhi, lo scenario è evidente, no? Lo state vedendo un po' tutti che anche Ray Dalio nel suo ultimo libro l'ha citato, insomma c'è la fine di un impero, il crollo di un'economia, a favore della nascita di un nuovo sistema economico ed è molto evidente tutto ciò. E proprio in questa fase di passaggio è strategico avere delle persone a fianco che mi possono guidare nella maniera migliore. Quello che Max sta facendo, che Claudia stanno facendo, va in quella direzione lì, cercare di essere di utilità in una fase come questa perché è anche un lavoro sociale, no? È anche un lavoro con un impatto sociale, visto che in metafora è come se il Titanic stesse affondando e ci sono ancora tante persone dentro al Titanic e invece Max e Claudia sono sulle zattere di salvataggio con i salvagenti e hanno tanti salvagenti da poter lanciare a tante persone che stanno ancora nel Titanic. E ciò che Max sta facendo con grande cura e con grande passione ogni giorno con voi è quello di cercare di lanciare questi salvagenti perché voi vi possiate aggrappare e salvare, tra virgolette, in una fase come questa dove il Titanic sta affondando. Poi, ripeto, sta a ognuno di voi cercare di capire che quello è il salvagente giusto e approfittare di questa opportunità, no? Però c'è sempre qualcuno che ovviamente invece continua a rimanere lì e non si rende conto che il Titanic sta già imbarcando acqua e nonostante l'orchestra stia suonando il motivetto, fra un po' il Titanic affonda. Un po' non so quanto sia, perché ovviamente un sistema economico e finanziario di questo genere non collassa in 2 giorni, ci vorranno mesi o anni, non lo so, però siamo proprio nella fase in cui c'è questo passaggio epocale e avere l'oro come strumento per traghettare i portafogli e di conseguenza le famiglie e le anime fuori da questo caos diventa fondamentale. E attraverso Claudio e Max voi potete avere tutto questo. Quindi questo un po' è quello che vi volevo raccontare questa mattina. Poi potrei parlare ancora per ore e ore, ma voglio essere di utilità alle persone che ci ascoltano e quindi piuttosto che continuare nel soliloquio, io Max direi che mi posso anche fermare qua per il momento e aprirmi alle eventuali domande che ci possono essere da parte dei nostri ascoltatori questa mattina. O dalle suggestioni che ti possono arrivare, Max, per poter interloquire, così circoscriviamo l'ambito e andiamo su tematiche utili al ragionamento, no, delle persone che ci ascoltano. Quindi, intanto, grazie. Grazie, grazie a te Fabiano. Benissimo. Allora, c'è qualcuno che magari ha domande o commenti? Se no, magari no, un commento lo posso fare anch'io. Prego, non siate timidi, chiedete proprio, insomma, qualsiasi domanda ben accetta. Posso fare io una domanda, Max? Ciao, buongiorno. Ciao, ciao Max. Beh, intanto grazie per averci fatto conoscere persone così perché veramente ci vogliono. Poi io da tempo frequento persone che sono anche loro preoccupate come me di mettere al sicuro i loro soldi trasformandoli in oro. Però questa non è una nota polemica la mia, è una nota di preoccupazione. La Svizzera ultimamente non si è comportata bene verso i russi. Sappiamo bene cosa sta dietro il discorso dell'invasione dell'Ucraina, però loro avrebbero potuto rimanere, come dire, neutrali, invece sono apertamente posizionati verso il discorso atlantico e hanno addirittura congelato i beni dei russi.
e questo non va bene. Cosa, la mia preoccupazione, non solo la mia, è che se un giorno lo Stato italiano decide di congelare i beni degli italiani per un discorso di emergenza nazionale, e loro sono molto bravi a farla questa emergenza nazionale, in ogni situazione, rischiamo che magari a livello europeo, non solo italiano, fanno pressione sulla Svizzera e bloccano tutto quello che è di un italiano. Non importa se questo italiano è residente all'estero, comunque la cittadinanza italiana. E la mia preoccupazione è appunto che la Svizzera non sia più quel gran paese che ti garantisce sicurezza, discrezione e così via. E questa comunque, volevo sentire appunto cosa ne pensava Fabiano, onestamente. Poi una domanda che volevo pormi io è: se uno va all'estero e decide a un certo punto di trasferire il proprio oro che magari ha acquistato presso la Elior, quindi facendo un accordo con Fabiano, e questo oro può farselo trasferire dove vuole o deve soltanto farselo liquidare? E in qualunque nazione intendo, e a che costi? Ecco, questa è la mia domanda, grazie. Ottimo Mario, grazie ovviamente per la domanda, ma grazie soprattutto per l'analisi molto precisa e puntuale che ci hai posto e ti ringrazio per aver posto la domanda perché mi dà la possibilità di chiarire alcune cose molto importanti. È verissimo tutto ciò che tu hai detto, no? Dal punto di osservazione in cui sei. La Svizzera sembra essere, aver smesso di essere neutrale, no? In questi periodi. E si è schierata come mai si pensava si potesse schierare in passato, no? Perché ha sempre preso le distanze, non è mai entrata dentro a nessuna situazione delicata, è sempre rimasta fuori da ogni ambito di alleanze o di schieramenti, no? Proprio perché la Svizzera è votata a quella sorta di privacy riservatezza che l'ha sempre contraddistinta. Infatti, cosa è successo? Internamente gli svizzeri non hanno amato questa politica che la Confederazione ha portato. Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io perché ci vivo da un po' di anni ormai, che gli svizzeri sono un popolo che va attraverso il referendum almeno in media 2 volte all'anno ad esprimersi, no? E la classe politica è a servizio della popolazione in Svizzera e non il contrario come avviene in altri stati, e quindi devono stare molto attenti i governanti che oggi portano queste decisioni qua, perché la Svizzera ha già fatto 2 referendum, ad esempio, contro le misure che sono state prese durante il periodo della infopsicopandemia, poi chiamatela come volete voi. E devono stare molto attenti perché il popolo svizzero è un popolo che attraverso il voto esprime e determina, e c'è un fronte molto numeroso e nutrito che non ha apprezzato assolutamente il modo di schierarsi che in questo momento la classe dirigente della Confederazione ha scelto, no? È ovvio che la Svizzera ha subito dei ricatti e questo è stato evidente nel sistema bancario che la Svizzera ha regalato, tra virgolette, al mondo, no? Perché la situazione oggi è questa. Una volta esisteva il segreto bancario che poteva portare chiunque ad aprire conti in Svizzera e non essere ovviamente tracciato da nessuna parte. Oggi in realtà c'è lo scambio automatico delle informazioni e quindi Berna comunica a Roma piuttosto che a Parigi piuttosto che a Berlino ogni rapporto che viene aperto con i propri istituti all'interno della propria nazione. Questo però avviene solo nel sistema bancario. Noi siamo una security privata, questo è molto importante da distinguere. Quindi noi non abbiamo l'obbligo dello scambio di informazioni, non siamo all'interno del circuito bancario, usciamo dal circuito bancario perché siamo un intermediario che vende oro, ma siamo una security privata che non ha l'obbligo, come succede nel sistema finanziario, di trasferire le informazioni, perché oggi se tu vieni in Svizzera e vai in UBS ad aprire un conto corrente, ci depositi su dei soldi, ti apri una cassetta di sicurezza, a Roma sai esattamente tutto rispetto a quello che tu stai facendo. Se oggi compri oro invece con una security privata e essendo l'oro portatore ci fai quello che vuoi poi dopo, no? Quando sei lì, non c'è nessuna traccia di quello che tu fai e non c'è nessun obbligo di poter fare nulla. Per confermarti questo, Mario, ti racconto la storia della famiglia Agnelli, che magari tu conoscerai già. Tu sai che Gianni Agnelli ha lasciato, diciamo, fuori dall'assereditario una parte della famiglia e
in questa parte della famiglia, compresa anche sua figlia, che sapeva che il babbo aveva patrimoni importanti detenuti all'estero e attraverso una serie di indagini condotte negli anni ha scoperto più di 1 miliardo di asset detenuti in Svizzera in lingotti di oro, che ha provato ad aggredire con delle rogatorie internazionali da parte di giudici italiani e la Svizzera non gli ha neanche aperto la porta, perché la Svizzera non recepisce rogatorie internazionali per fatti, per bagatelle fiscali o di eredità. E questa è la prova provata, tra virgolette, che chi ha oro in Svizzera può dormire con noi sonni tranquilli, perché non siamo nel sistema bancario che è obbligato ed è ricattato diciamo, dagli altri paesi allo scambio automatico delle informazioni, e possiamo garantire quella presa, quella riservatezza che l'oro per sé di per sé ti dà già, perché è un bene al portatore che tu puoi trasferire di mano in mano senza lasciare traccia, e questo lo è già di per sé, no? Ma diventa ancora più interessante averlo poi schermato in questo modo qua, perché diventa praticamente impossibile andare ad avere l'informazione circa la quantità e l'anagrafica dei clienti. Ti basti pensare che in Resonor non si conosce l'identità del cliente italiano, è l'azienda italiana che diciamo, dispone dell'anagrafica. In Resonor ci sono dei numeri di codice assegnati a degli altri numeri, no? Che identificano poi dopo in un'anagrafica italiana i vari clienti. Questo consente una presa nella riservatezza che difficilmente si riesce a trovare da qualsiasi altra parte. E questo un po' sulla prima parte della tua domanda, no? Per cui per farti stare tranquillo che sì, è vero, tutto quello che vedi è vero. Ti posso poi assicurare che in Svizzera hanno bloccato alcuni conti, ma altri conti dei russi non li hanno bloccati, perché poi a Lugano vive anche la figlia di Putin, tanta gente non lo sa, ma noi lo sappiamo, e quindi per alcuni russi ci sono stati dei problemi, per altri non ci sono stati gli stessi problemi, questo te lo posso assicurare con cognizione di causa. Quindi anche lì, vabbè, ma comunque siamo nel sistema bancario, per cui non ci tange, non è il nostro sistema. Noi siamo fuori da quel sistema lì per fortuna, e da 37 anni, essendo una security privata, abbiamo quella presa e quella riservatezza che solo noi possiamo garantire, noi e altre security private, ben inteso, perché non siamo gli unici. Per quanto riguarda la domanda invece circa la possibilità di poter consegnare il bene, assolutamente sì, noi siamo attrezzati con Brinks e con Ferrari per poter spedire ovunque, ovviamente, i lingotti. Il cliente, finché ce li ha lì da noi, ripeto, ha una presa nella riservatezza e sicurezza di primissimo livello, e essendo accessibile il cavo a loro, possono venire in qualsiasi momento e disporne, no? Per cui se li possono prendere e fare quello che vogliono. Se uno vuole venire lì e prendersi i suoi 10 kg di oro ed andare a prendersi una casa pagandola in oro in Svizzera, può farlo benissimo, no? Quindi c'è la massima libertà, solo che finché sono lì e sono custoditi lì, magari stanno un po' meglio rispetto e un po' più sicuri rispetto ad averli a casa, no? Ovunque poi uno abiti. Ma se uno li vuole a casa, siamo attrezzati per poterli consegnare e sdoganare, e ovviamente i costi dipendono dal posto dove noi dobbiamo andare a consegnare, per cui non c'è un listino standard, ok? Però diciamo, poi sono i costi, perché non si trasporta ovviamente con Bartolini o SDA, come potreste ben immaginare, ma si vanno a consegnare solo con portavalori autorizzati, quindi noi utilizziamo Brinks e Ferrari, che sono i più grandi, diciamo, portavalori al mondo, e lì possiamo tranquillamente portare il quantitativo che si vuole, ovunque si vuole, ovviamente con costi che poi dopo vanno quotati di volta in volta, no? E questo è un po' quello che si può fare, Mario. Spero di aver risposto alle tue domande. Sì, grazie. Però mi viene in mente una cosa, Fabiano, che Agnelli non era un cittadino perseguitato, diciamo, dallo Stato italiano, che a un certo punto poteva dire: questo tizio qua non accetta il sequestro dei suoi beni, e di conseguenza, ecco, hai capito. Per cui hai fatto un esempio, ecco, sì, che in parte funziona. Ma Agnelli è Poi, morto, quello che ti voglio sì. dire è che la figlia ha provato con le rogatorie a venire con le rogatorie di giudici italiani a prendersi il patrimonio in oro del babbo, ma non gli hanno aperto la porta. E quando c'è una rogatoria da parte di giudici italiani, vuol dire che c'è comunque un'indagine in corso, no? In questo caso è un'indagine comunque di ambito finanziario, che non è di ambito penale, perché se fosse di ambito penale ovviamente staremmo parlando di altro, ma. E come può essere il perseguitato di cui parlavi prima, cioè l'imprenditore italiano che magari viene perseguitato da agenzie
delle entrate piuttosto che Equitalia, piuttosto che subisce un procedimento simile a quello che in questo caso ha tentato di fare la figlia di Agnelli, no? È un procedimento comunque amministrativo finanziario, non certo penale. E non, quelle erogatorie non vengono recepite dalla Confederazione Elvetica, quindi non si entra dentro, non si apre la porta a nessuno in quel senso. Quindi anche se c'è il cliente italiano che viene perseguitato da chiunque, che può essere anche il socio che è diventato cattivo, piuttosto che la moglie che è diventata cattiva, non c'è questo rischio, ecco. E questo è un po' diciamo che quella è una beghe familiare, per cui va affrontato in certo modo. Sì. Quando invece si tratta di un Stato italiano che dice questo tizio qua è cittadino italiano, dovrebbe darci i suoi beni perché siamo in stato di guerra o che so io, non lo fa, e di conseguenza penalmente siamo rilevanti come discorso. Bisogna vedere come reagirà, diciamo, lo Stato elvetico. Quindi sono due cose un po' distinte, ecco. Sì, sono successi in Italia che Sol Benito abbia requisito tutto l'oro degli italiani per entrare in guerra, no? È già successo storicamente, che, per cui se si è in Italia e si sa dov'è, è più facile capire come andarglielo a prendere. Se si è all'estero e magari non si sa dov'è, è molto più difficile. Poi, essendo un bel portatore, si può disporre appunto qualsiasi volta che si voglia, come si vuole, e cambia poi tutta la dinamica, no? Poi Fabiano, c'è un piccolo discorso da fare anche, tu sei sicuramente molto informato, anche più di me. Comunque ultimamente la Comunità Europea ha deciso che da qui a 2 anni le cassette di sicurezza e così via degli europei devono essere tutte monitorate, deve essere specificato cos'hanno, dove si trova e quant'è. Quelle legate alle banche nascono sempre dagli stessi problemi. È una manovra avvolgente questa, è chiaro che loro non fanno tutto subito di colpo, fanno con gradualità, il discorso della rana bollita un po' alla volta. Secondo me cercheranno di mettere le mani anche su quello che gli italiani hanno messo al sicuro in Svizzera, in qualche modo. E poi c'è un discorso da dire, che è vero che c'è una certa, un discorso anonimo, nel senso, però se io devo fare un bonifico che parte dall'Italia, anche se non, come causale non scrivo acquisto oro, è chiaro che è tracciato, lo Stato italiano più di tutti vede cosa ho fatto, e quando è il momento poi ci mette le mani o cerca di metterci le mani. Quindi questo discorso della discrezione, da un lato viene rispettato magari da voi della Svizzera, dall'altro è come passare davanti allo Stato italiano con la borsettina della spesa, nel senso che va in Svizzera, no? Loro vedono, allora, tracciano. Quindi questo sì. Annulla un po' quello che sarebbe la riservatezza che poi voi avete, giusto? Ecco. E ti voglio specificare però un po' meglio, Mario, perché ciò che tu hai detto è correttissimo, così come anche adesso, se tu vuoi assicurare la tua cassetta in Italia sopra i 5.000 euro, che diciamo è il limite che ancora c'è, devi comunicare all'agenzia di entrate cosa hai dentro e perché vuoi assicurare per una cifra ulteriore, no, quel contenuto. Il discorso è sempre quello che ti dicevo prima, e tutto questo avviene nel sistema bancario, perché le banche hanno l'obbligo e lo scambio delle informazioni, non avviene sul circuito delle security private, e noi siamo fuori dal circuito bancario, noi non siamo banca, questo è molto importante da sottolineare, e quindi non abbiamo questo ricatto, non subiamo questo ricatto. Quindi i clienti che aprono un rapporto in UBS, hanno una cassetta in UBS, non hanno l'anonimato. Ok, quindi devono ovviamente domani mattina, entro i 2 anni, come hai detto tu, avere anche la certificazione del contenuto che hanno lì dentro. Ok, questo avviene nel sistema bancario. Noi, essendo una sicurezza privata, abbiamo delle tutele che per fortuna ancora rimangono, ok, e che possiamo vantare e che possiamo portare rispetto alla presa della riservatezza e alla sicurezza di cui si parlava prima. Per quanto riguarda il bonifico che tu dicevi, rimane estrassato? Assolutamente sì. Poi noi, essendo un intermediario autorizzato alla Banca Italia, abbiamo l'obbligo dello scambio delle informazioni anche per l'operazione superiore a 12.500, come qualsiasi altro operatore professionale in oro, no? All'UIF. Ma detto questo, una volta che tu ce li hai là, perché non è che stiamo parlando di nascondere i soldi del narcotrafficante, stiamo parlando di mettere a riparo dei risparmi frutto di sacrifici di famiglia, no? Quindi non c'è niente da nascondere, no? E di cui vergognarsi. Dopodiché però, quando io ho comprato quella quantità lì e ce l'ho là, dopo io con quella quantità lì ci faccio quello che voglio, no? E quindi è lì la libertà che poi dopo si ha, e la tutela è proprio di non averla reperibile, magari
vicina a casa dove loro sanno dove possono andarci a mettere eventualmente le mani. Questo un po' è il disegno, ecco, non so se mi sono spiegato. Mario, se Ecco, posso, Fabiano, Mario, vai. se posso, un attimino, per pazienza, così magari facciamo appunto la situazione, si dà la parola anche ad altri. Dunque, vi ricordate, no, quando io ho parlato in passato della grande magia? Ecco, la grande magia è un'operazione di transustanziazione della materia. Giustamente Fabiano ricordava che qui si parla di due strutture completamente diverse e distaccate che non comunicano insieme, quella bancaria e quella di coloro che fanno bancometalli o che appartengono, diciamo, al gruppo Branco, diciamo, che fanno parte di tutti gli associati. Sono due cose completamente distinte. Poi un'altra cosa, io ho ricordato sempre che l'idea di comprare oro, possibilmente stoccarlo in Svizzera, anzi, per quello che mi riguarda, assolutamente stoccarlo in Svizzera non ha importanza dove e come, è una soluzione ottimale, non è una soluzione certa, perché tutte le operazioni finanziarie, Fabiano ci ha lavorato tanti anni nella finanza, non sono garantite da niente, cioè, sono garantite per modo di dire, nessuno ci può dare la garanzia che non ci sarà una terza guerra mondiale e salterà tutto per aria. Sono soltanto supposizioni che possiamo fare a buon senso in base alla nostra logica e alle nostre conoscenze, no? Ecco, poi ricordo che durante la crisi del 29, quando ci fu la confisca, i governi, Mario, avrebbero avuto tutta l'intenzione di andarsi a prendere nello stesso Stato, parliamo dello stesso Stato, no? L'oro depositato nelle banche, ma non potettero farlo. Se non potettero farlo in quel periodo lì, in cui ovviamente c'era bisogno di confiscare più oro possibile, no? Per far ripartire l'economia, perché all'epoca si stampava soldi soltanto se c'era loro a garanzia, no? Quindi fu un po' un trucco quello che fecero le banche, ma lasciamo perdere. Non vedo come in una prospettiva futura potrebbe il governo italiano intimare alla Svizzera di restituire i soldi al governo italiano, i soldi investiti in grande magia in oro al governo italiano. L'unica cosa che veramente è possibile è quella che ci sia una sorta di sanzione penale, perché lo Stato ti può dire: sappiamo che hai spostato soldi in Svizzera, te dici sì, l'ho fatto, ma l'ho fatto legalmente, seguendo le leggi, e già lì sei tranquillo, no? Perché noi dobbiamo fare le cose secondo la legge, in tutte le maniere. E a quel punto dice: guarda, io i soldi sono in Svizzera, se te li vuoi, detto in maniera molto velata, se te li vuoi andare a prendere, vai e chiami il Banco Metalli in Svizzera dove ce li ho e te li vai a prendere. Cioè, noi non siamo tenuti a un certo punto a, come posso dire, a farci problemi che sono anche più grandi di noi. Noi abbiamo legalmente fatto un investimento, ci hanno dato la possibilità di farlo, e adesso arrivo al punto, poi concludo, e non abbiamo niente da temere. È un investimento ottimale che facciamo a tutela del nostro patrimonio. Quello che invece io vorrei sottolineare di nuovo, e ci sono molti indicatori, no, che mi dicono questo, è che non ci sarà tanto tempo per fare questi bonifici di acquisti di un certo, soprattutto di una certa importanza, e sia che siano fatti in Italia sia che siano fatti all'estero, perché stanno stringendo sempre di più la cinghia. Ecco, questa è una cosa sulla quale dovete riflettere, cioè le operazioni che si facevano, e anche Fabiano ce lo può confermare, con una certa flessibilità 20 anni fa, non si potevano già fare 10 anni fa, non si possono fare adesso e non si potranno fare probabilmente tra i prossimi 5-10 anni. Quindi il tempo stringe. Io non voglio mettere pressione, perché io non, come lo sapete, io non vi vendo nemmeno niente, vi dico delle cose poi alla vostra coscienza. Ecco, però, cioè, io percepisco questa sorta di, non lo voglio chiamare stress, questa situazione per cui, per
Per cui vorrei che insomma tutti faceste qualche cosa, un pochino più, un pochino meno. Ecco, so che è un'utopia, ecco, però per carità di Dio, questo è quello che vi volevo dire, vi volevo comunicare a commento della tua domanda. Prego Mario, se hai altre domande, prego. No, più che altro era una constatazione, cioè che noi giustamente facciamo quello che possiamo con le leggi attuali vigenti. Poi quello che è successo nel 1933 oggi sarebbe molto più grave per il semplice fatto che una volta si faceva a livello singolo di nazione, adesso c'è una comunità europea che andrebbe a fare pressioni e sono tutti in blocco contro la Russia e di conseguenza faranno azioni in comune. Non sarà l'Italia a pretendere dalla Svizzera qualcosa, sarà molto più serio. Però detto questo, voglio dire, la mia è semplicemente una preoccupazione, non era una critica, nel senso che nessuno ha la sfera di cristallo, Max, tu ce lo insegni bene, per cui uno può fare quello che può. E sono d'accordo con te sul fatto che qualunque scelta deve fare uno deve farla in fretta, perché tra poco ci impediranno di fare anche quello, specie quando ci saranno le monete digitali, eccetera. Ok, grazie intanto. Vero. Prego, Grazie a te grazie a te. Mario, grazie a te. Posso intervenire? Prego. Posso intervenire? Prego, certo. Sì, Certo. Buongiorno, come ti buongiorno. chiami? Buongiorno a tutti, mi chiamo Arrigo. Rico, prego. Prima di tutto vi ringrazio per l'informazione che ho ottenuto stamattina, che non sapevo che i due circuiti fossero separati, la trovo molto preziosa. E faccio una domanda molto banale, terra terra. Io sono interessato alla consulenza, sono qui dalla Lombardia, a chi posso rivolgermi? A chi devo rivolgermi, per favore? Oggi Allora, Fabiano Arrigo, ti grazie. Sì? devi rivolgere, ti puoi rivolgere alla Elia perché ci sono Sì, problemi. no, Scusa. Arrigo, volentieri, intanto grazie anche a te per ciò che ci hai detto. Ci fa piacere che gli spunti che abbiamo fornito questa mattina siano stati di interesse. Qui con noi questa mattina c'è anche Claudia Brandoni, che è collegata, che è proprio la persona che ci ha messo in contatto con Max e che è Sì? una delle nostre gold advisor, cioè è la professionista che noi abbiamo al nostro fianco e che voi potete avere al vostro fianco per poter fare la consulenza. Quindi sarà proprio Claudia che vi consentirà di poter avere le informazioni e di poter poi eventualmente studiare il vostro caso. Max vi darà la possibilità di potervi mettere in contatto con lei e con lei farete tutto. Quindi, Allora io mando in WhatsApp a Max il mio interesse, va bene? Dopo mi Volentieri, contatta. volentieri, Arrigo assolutamente sì, e poi dopo si occuperà Claudia di poterti contattare e a quel punto di poter poi, tra l'altro, insomma, siete anche vicini, nel senso che anche lei abita dalle tue parti, ma comunque insomma con una Zoom o piuttosto che in qualsiasi modo Claudia potrà servirti e potrà essere al tuo fianco con grande piacere, quindi Va assolutamente bene. sì. Va bene, allora io mando la mia, diciamo, manifestazione di interesse a Max. Va bene, Volentieri, perfetto. grazie a te Enrico, Grazie, grazie a te, grazie. grazie, grazie. Immagino che tu abbia il numero mio, no? Ce l'hai, Sì, giusto? ce l'ho visto su fuori dal Sì. pentolone, quella roba lì. Va L'ho bene. visto lì, c'ho il tuo WhatsApp, Max, va bene? Sì, Grazie. prego, prego, prego. Sì, Grazie. benissimo. Perfetto. Bene. Posso fare una Altre domanda, domande? Prego Max? Luca. Buongiorno. Prego Luca. Buongiorno Luca. Sì, guarda, è una cosa molto semplice. Quindi mi sembra di capire che se io faccio un bonifico, come ha detto il signore precedente, ovviamente io vengo tracciato in Italia. Però, come ha detto Fabiano, signor Fabiano, in Svizzera io ottengo un codice e quindi, diciamo, ho una certa privacy. Nel caso io porto dei contanti, finché è possibile farlo, ovviamente, entro in Svizzera con dei contanti, vado nella vostra sede e quindi apro un conto in oro con voi. Quale tracciabilità ho in Italia se non faccio nessun bonifico e quindi non ho nessuna registrazione di uscita di soldi dal mio conto corrente verso di voi? Posso rimanere nell'anonimato? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, se dovessi riscattare in futuro questo oro e quindi trasformarlo in soldi in Svizzera, venendo direttamente da voi, sono soggetto alle tasse italiane con le nuove leggi? Tutto qua.
Grazie mille. Grazie a te Luca. Allora, purtroppo col contanto si può fare niente, nel senso che non si può venire con la valigetta e comprare direttamente in Svizzera, perché l'intermediario con cui noi lavoriamo è sempre un intermediario italiano e quindi non è l'azienda svizzera che apre il rapporto, ma è l'azienda italiana che è di proprietà dell'azienda svizzera, e noi accettiamo solo bonifici o versamenti col bollettino postale, perché abbiamo due conti e uno di questi è col conto Banco Posta, che consente di poter versare attraverso il bollettino postale. Però non si può venire tra virgolette in Svizzera con la valigetta per non essere tracciati. Da questo punto di vista non riusciamo ovviamente a gestire esigenze di questo tipo, e quindi l'unico modo per poter comprare con noi oro è sempre quello del bonifico o del bollettino postale attraverso il Banco Posta. Questo per chiarire la prima parte della domanda. Sulla seconda, Luca, mi ricordi qual era la seconda parte che mi è sfuggito adesso della tua domanda? No, semplicemente qua in Italia adesso se uno vende l'oro è soggetto a tassazione. Sì, perfetto. Grazie. Allora sì, rimane quella lì finché tu risiedi in Italia, cioè la legge sulla plusvalenza è dirimente rispetto alla residenza che tu hai nel momento in cui tu realizzi quella fattispecie, cioè tu puoi accumulare lingotti di oro per una vita e nel momento in cui tu trasformi quei lingotti in denaro fiat e hai avuto una plusvalenza e risiedi in un paese che ti richiede la tassazione sulla plusvalenza, la devi pagare. In Italia oggi è il 26%, però se tu sei in quel momento particolare, cioè solo nel momento in cui trasformi l'oro in denaro e hai avuto una plusvalenza in un paese dove non c'è la legge sulla tassazione della plusvalenza, anche se tu sei cittadino italiano ma sei in quel momento residente in quel paese che non ha questa tassazione qua, pur avendo accumulato per una vita quando tu eri residente in Italia, non devi pagare la plusvalenza. Quindi ovviamente la fattispecie di cui si parlava prima, l'oro comprato nel 2000 a meno di 10 euro al grammo, venduto oggi a 72 al grammo, vuol dire aver avuto una plusvalenza di 60, no? Di 62 da pagare, che se uno trasforma oggi i grammi, i chili in euro, dovrebbe lasciare se risiede in Italia. Ci sono persone, ti posso assicurare Luca, che su quantità un po' rilevanti hanno cambiato residenza semplicemente per evitare di pagare la tassazione sulla plusvalenza, perché tu oggi hai una serie di paesi nel mondo dove non esiste la tassazione sulla plusvalenza. Se risiedi a Dubai, se risiedi in Svizzera, se risiedi a Panama, se risiedi a Monte Carlo, se risiedi in tanti altri paesi, poi studiateli ovviamente, nel mondo non esiste la legge sulla tassazione della plusvalenza, e quindi non importa che tu per una vita li hai accumulati, che eri residente in una nazione che ha la tassazione, ma è dirimente il momento in cui tu realizzi quella fattispecie, cioè vai a trasformare i lingotti in fiat. A quel punto lì, se sei residente in un paese dove non c'è la tassazione, non devi pagarla. Ti dirò di più, per quanto riguarda l'Italia, c'è anche un'altra connotazione interessante da fare. Se tu prendi lingotti di oro e li lasci per un passaggio generazionale, la cosa che ti deve far stare tranquillo qual è? Che tu li puoi accumulare in vita, no? E lasciare nel caveau. Nel momento in cui fra 100 anni il cliente si dimentica di respirare e passa a miglior vita, gli eredi vanno a prendere in mano la posizione con il fixing del giorno in cui il decuius ha lasciato in eredità, ha passato l'asset agli eredi. Quindi l'esempio di adesso può essere calzante, quello che abbiamo appena fatto. Ho comprato i miei grammi o chili d'oro nel 2000, oggi a 10 al grammo, oggi vale 72. Succede oggi la fattispecie, ma io li ho comprati, diciamo, dove avrei dovuto pagare 62 di plusvalenza, i miei eredi da adesso iniziano tra virgolette a pagare. Quindi cosa vuol dire? Che se vendono subito l'oro non devono pagare la plusvalenza, cioè nel momento in cui si eredita l'asset, l'erede non ha l'eredità della storicità dell'acquisto che de cui io aveva fatto. E quindi se in una, ecco perché ci vuole Claudio, ci vuole Marco, ci vogliono dei consulenti al nostro fianco.
se in una sana pianificazione io ho stabilito che quella parte lì che io vado ad accantonare non la tocco perché la passo semplicemente ai miei eredi, no? Senza cambiarne la forma, perché non la devo andare a trasformare in euro, a quel punto io non ho neanche la tassazione sulla plusvalenza che va. Tra l'altro c'è la franchigia del milione per erede, in Italia ancora, perché è una delle leggi di successione più valide che esistono oggi in Europa e nel mondo, perché per fortuna ci strattassero da vivi, ma quando veniamo a mancare sono un po' più eleganti e c'è una tassazione molto meno cattiva rispetto a qualsiasi altro paese dell'Europa e del mondo, e a quel punto c'è anche questo vantaggio qua, che io passo i miei lingotti e i miei eredi ereditano dal momento in cui ci si fotografa il loro start, dal momento in cui il de cuius passa l'asset in eredità, e questo fa un risparmio di plusvalenza importantissimo. Noi abbiamo dei lingotti del 79 lì in Cavò che costavano 4.000 franchi, un lingotto da un chilo, oggi costa 72.000. Puoi immaginare se appunto io li ho comprati all'epoca, avrei dovuto pagare, se fossi in Italia, una plusvalenza così rilevante su 68.000, il 26%, ma se io li passo in questo modo qua, che non li cambio di forma, e tutelo il mio asse ereditario e loro possono anche venderli l'indomani senza pagare nessuna tassazione. Invece questo sugli immobili non avviene, perché anche se io ho la franchigia del milione per erede, però ci sono delle tasse fisse che voi sapete che colpiscono i passaggi generazionali che in realtà nell'oro non esistono. Quindi queste sono poi le sottolineature circa le plusvalenze che bisogna fare andando ad analizzare la legge. Se posso fare... Sì, scusa Fabiano. Prego. Chiudo la mia questione, insomma. Prego, Luca. Quindi paradossalmente io acquisto l'oro da voi. Fermo restando che non, se dovessi farlo non avrei pensieri adesso poi di andarlo a rivendere. Comunque, nel caso nel mio futuro volessi rivendere, se io dovessi aprire un conto in una banca svizzera, ad esempio, ovviamente facendo il passaggio dell'oro sulla banca svizzera, quindi in franchi svizzeri, non sarei soggetto alla tassazione italiana. Più che aprire il conto in Svizzera è dirimente la residenza che tu puoi prendere in Svizzera. Cioè, al di là dell'aprire il conto, perché tu puoi essere residente in Svizzera e farti aprire e farti portare questi soldi in Estonia, e quindi non importa dove tu li fai arrivare quei soldi lì, perché puoi avere conti ovunque nel mondo, ma se sei residente svizzero, o se sei residente di Dubai, o se sei residente di uno di quei paesi che non ha la legge sulla tassazione delle plusvalenze, tu eviti di pagare la plusvalenza. Sì, quindi la residenza, sì è vero, questo non ci avevo pensato, la residenza è effettivamente esatto. Quella che alla fine esatto. Chiude il cerchio, insomma. Ecco. Esatto, non è il rapporto che tu apri con il conto corrente dello Stato in cui è, ma la residenza, cioè tu devi avere la residenza in quel paese lì, allora a quel punto non hai, diciamo, da pagare quella tassazione sulla plusvalenza che resta da pagare se rimani in un paese che invece prevede quella legge. Perfetto, grazie esaustivo, scusate. Grazie a te, Luca, grazie a te. Piacere. Se posso fare un paio di commenti veloci, sì. Allora, vuol dire questo, è curioso, no, che si sia poi arrivati a parlare della residenza, perché una delle motivazioni per le quali poi le persone mi vengono a trovare qua in Tanzania con quello che io chiamo il piano B, no? È perché effettivamente qui si può far valere il discorso della plusvalenza, cioè qua siamo ancora in una situazione nella quale se una persona viene, si prende se ha oltre 55 anni, qui si può prendere la residenza, diciamo tramite la mia consulenza, in 3 giorni, perché sponsorizzo io il soggetto. Il 4° giorno si va a aprire il conto corrente presso la mia banca, nella quale ovviamente conosco il manager, sono già d'accordo con lui. Ecco, in teoria basta informarlo, qui non ti chiedono da dove vengono i soldi, qui se uno poi si vuole trasferire dalla banca italiana o da dove ha il conto in Tanzania 1 milione di euro lo può fare, basta informare il manager, non ti chiedono assolutamente niente. Bene, sull'oro. Ecco, detto questo, poi nel mio report, che potete leggere gratuitamente sul mio sito ambienteaperta.net, io parlo anche del discorso ereditario,
che è molto interessante, come faceva notare Fabiano, e deve far riflettere. Come mai sull'oro non ci sono tasse, non c'è IVA, sull'oro ovviamente, diciamo, da investimento, e poi allo stesso tempo le tasse ereditarie sono così basse? Non è una cosa strana? No, non è assolutamente strana, perché l'oro è la moneta dei ricchi. A noi ci tassano perché ci hanno dato la moneta fiat, e allora diventa tutto una cosa diversa, una filosofia completamente diversa. Non è che loro amano pagare le tasse, perché loro, l'elite, come sappiamo bene, le tasse non le pagano quasi mai. Quindi anche queste leggi qui sono ovviamente leggi che sono state studiate con la stessa filosofia per la quale non c'è, per esempio, l'IVA sull'oro. Va bene? Ecco, un'altra cosa che volevo dire è la seguente. Mi sembra di aver capito che quando oggi si vuole portare oro, come Fabiano ricordava, non si può più partire con la valigetta come si faceva una volta, in maniera più o meno legale, andare a Lugano e aprire un conto corrente o comprare oro. Non si può più fare, deve passare tutto attraverso il sistema bancario. Ma qual è il problema? Anche qualora uno riuscisse, in teoria, cosa che ovviamente noi non possiamo suggerire di fare, no, di portare oro all'estero, sì, scusate, valuta all'estero, sia che la porti in una banca, sia che compri oro, sia che la metti in una cassetta di sicurezza, il problema rimane nel futuro, perché nel momento in cui questi soldi si dovranno trasferire a un figlio o dovranno essere comunque riutilizzati, perché è inutile accantonarli se poi no, tanto vale bruciarli, no? Cioè, tanto vale comprare oro, appunto, ora ci arriviamo. Verrà chiesto la provenienza. State attenti a questo punto qua, perché non soltanto la provenienza viene chiesta magari quando devi fare una certa operazione o devi spostare un po' di soldi, la provenienza sarà automaticamente richiesta sempre sul denaro fiat, sia che sia fiat sia che sia digitale. Cioè ti chiederanno, mi devi dare un giustificativo da dove vengono questi soldi, se no per l'antiriciclaggio non te li posso prendere. Come abbiamo già detto, questa normativa non è ancora in vigore qua, per esempio in Tanzania, e immagino in molte nazioni dell'Africa. State attenti dove andate, perché io posso garantire un attimino sulla Tanzania, sulle operazioni che conduco io, ma ovviamente non so degli altri paesi. E quindi, per conseguenza logica, se uno pensa un attimino a tutta questa situazione, perché io dico che per chi ha un certo asset il 50% dovrebbe essere venduto? Adesso si può ancora forse vendere, tra poco, se crolla tutto, non riusciremo più nemmeno a vendere, no? Svenderemo, e poi attraverso la grande magia messo in oro. Perché ha anche tutto il grande vantaggio che Fabiano ricordava prima della tassazione. Quindi vedete come torna tutto. E a quel punto nessuno ci potrà andare a contestare la provenienza dell'oro, perché noi l'abbiamo comprato in maniera legale. Io sto facendo delle piccole operazioni per dare qualcosa ai miei figli, non so se ho già speso 10 o 12 mila euro fra notai, avvocati e consulenti, perizie, ma non è una cosa logica spendere tutti questi soldi, patrimonio c'è, ma non c'è una logica. Ecco, tutti questi problemi vengono legati alle successioni, ma molto importanti, perché molte famiglie si sono trovate in grossa crisi perché non hanno previsto poi tutte le tasse di successione. Molte famiglie che conosco io e hanno dovuto svendere, è stato un grosso problema. Ecco, tutte queste problematiche non ci sono nel momento in cui noi investiamo parte del nostro asset in oro. Proprio così. Io volevo un chiarimento molto veloce riguardo il discorso, buono discorso, l'escamotage della residenza straniera, per il discorso di evitare le plusvalenza. Io devo scegliere per un paese che mi impedisca di avere la residenza italiana ma avere la sua, oppure posso avere una doppia residenza nel fare questo giochino? Grazie.
Posso rispondere io? Vai Max, direi che sei più titolato sicuramente. Si è aggiornata anche te. Allora, in linea di principio, diciamo, gli stati più importanti prevedono che tu debba risiedere 6 mesi, un giorno, nello stato in cui te dichiari di risiedere, no? Una delle problematiche principali che c'è è proprio questa qui, cioè te devi risiedere per poi dire no, io guarda risiedo lì. Una dei vantaggi invece molto importanti del governo tanzaniano, per esempio, è che lui non richiede assolutamente che tu risieda qua. È chiaro che è più contento se risiedi qua, presume che una parte, diciamo così, del tuo tempo prendi la residenza per poi venire qua, no? Però non ti obbliga assolutamente, cioè non decadono i 2 anni di visto, che addirittura puoi anche rinnovare vivendo in Italia. Questo è un altro vantaggio. Quindi te ti puoi portare e trasferire qua tutti i soldi che vuoi, come si è detto, con tutte queste varie operazioni, e senza incorrere in nessun problema per quello che riguarda la residenza. Però sì, forse la mia domanda era un'altra. Se io voglio evitare la plusvalenza, devo fare questo giochino della residenza in cui sono semplicemente residente in Tanzania e basta, e non più in Italia, oppure posso mantenere la doppia residenza in questo? Questa era la mia domanda, grazie. No, ci sono delle... Allora, quando ti trasferisci all'estero, vabbè, dopo un certo periodo, ora che la legge contempla questo, ti devi iscrivere all'AIRE, bene? Allora, chiarisco un po' di confusione che c'è anche su questi siti, no? Tante volte, purtroppo. Allora, io sono stato per tanti anni, dal 99, residente in America. Io ero residente in America domiciliato da mia mamma, perché questo la legge ti permette di farlo, ma il domicilio non è la residenza. Quindi a tutti gli effetti devo seguire le leggi e le disposizioni in materia di tassazione e quant'altro, facendo la dichiarazione dei redditi in America, in quel caso. Ho dovuto poi fare la dichiarazione dei redditi in Italia per le proprietà, bene, che ho in Italia. Quindi la tua domanda, cioè il discorso subentra nel momento in cui te ti iscrivi all'AIRE, perché allora sei residente all'estero e devi sottostare, puoi dire no, io le tasse, c'è una procedura da seguire, che poi te devi comunicare, dici no, io vivo qua, c'ho la mia reddita qua, faccio il mio business qua e pago le tasse qua. Però se hai delle rendite in Italia di cui ti usufruisci, devi naturalmente seguire le regolamentazioni italiane, le leggi italiane. Qui si parla di soldi, cash e di eventualmente investimenti in oro. Sono due cose distinte, capito? Va bene, però facciamo un esempio pratico. Io ho acquistato dell'oro tipo alla Elior. Poi voglio... sono comunque cittadino italiano, residente italiano. Poi voglio, a distanza di anni, vendere quest'oro e evitare un discorso di plusvalenza. Allora mi faccio una residenza all'estero. Se io mi mantengo una doppia residenza, cioè in Italia e in un'altra nazione, questo mi permette di svincolare da questa plusvalenza che devo pagare oppure no? Cioè, penso di essere stato chiaro. Secondo me sono molto preparata in materia, Erika, scusami un attimo Fabiano, un secondo soltanto. Vai, prego, vai Erika. Se tu hai la doppia residenza, paghi le tasse in tutti e due gli stati, punto. Come in effetti io ho un reddito in Italia e devo pagare le tasse in Italia, è chiaro, no? Prego Fabiano. No, ma ecco quello a cui stavo arrivando a dire, quello che poi dopo Erika ci ha detto con la sua risposta, cioè devi essere residente in quel paese lì, non avendo un'altra residenza contestuale in un paese che accetta la doppia residenza, per avere la certezza di non avere l'applicazione della tassazione dell'altra nazione dove tu sei residente. Quindi se tu nella fattispecie vuoi mantenere una residenza in Italia e in un paese dove non c'è la tassazione sulla plusvalenza, come ti ha detto Erika, il giochino non funziona. Devi trasferirti in un paese dove hai quella residenza lì, solo in quel paese lì, che non ha la tassazione sulla plusvalenza. Allora tu, fiscalmente parlando, sei inquadrato al 100% in quel paese e a quel punto
non hai la tassazione sulla plusvalenza. Ok? Per esempio, qua in Tanzania non controlla niente nessuno, come vi ho detto, perché un discorso è se ti sposti all'interno della comunità europea o nel mondo occidentale. Ma qui io posso ricevere, non so, soldi regolarmente, un po' più, un po' meno, tutti i mesi, non mi controlla mica nessuno, perché siccome io ho un visto da pensionati, loro assumono che io ho delle rendite all'estero, in Italia, dall'Italia, come in effetti ha, oppure dall'America, va bene, dall'America percepisco una piccola pensione. Non me la faccio trasferire direttamente qua, perché in teoria ci dovrei pagare le tasse. Allora io mi prendo i soldi man mano, ogni tanto mi trasferisco un po' di soldi dalla Chase alla mia banca qua, e non mi chiede niente nessuno, non sanno mica che soldi sono e da dove vengono. Qui non chiedono niente, c'è anche quell'aspetto lì da considerare. Comunque non è che voglio vendervi la Tanzania, diciamo l'opzione in Tanzania, delle residenze in Tanzania, vi dico le cose come funzionano, quindi dipende molto da nazione in nazione. All'interno della comunità europea funziona quello che ci ha detto Erika, è perché se c'hai dei redditi non ha importanza se sei in Italia o sei in Austria, capito? Però si deve considerare anche la tipologia del reddito, secondo me. Si parla di soldi cash trasferiti, depositati in banca, che devono essere trasferiti in un'altra nazione, o si parla di oro in cui può scattare la plusvalenza? La plusvalenza qua sull'oro si evita completamente per quello che vi ho detto prima. Per esempio, prego, altre domande? Una domanda per Fabiano, che adesso riguarderà tutti, penso. Per ridurre la tracciabilità di un bonifico che parte dall'Italia e va alla Elior, anche se poi non, magari sulla causale non si scrive niente, ma comunque capiscono lo stesso. Forse la cosa migliore, butto lì, è aprire magari un conto corrente in Svizzera e spostare i soldi dal mio conto corrente italiano a quello svizzero e poi dal conto corrente svizzero fare l'operazione di acquisto oro alla Elior. E chiedo a Fabiano, in questo caso, quali sono le procedure per poter aprire un conto tipo le Poste svizzere, se sono sicuro, poi non lo so, in maniera da poter muoversi così. Grazie. No, grazie a te Mario, ovviamente per sempre insomma, interessanti questioni poste. In realtà questa triangolazione che tu hai definito non si riesce a mettere in piedi, nel senso che c'è, proprio per quello scambio automatico di informazioni di cui ti parlavo prima, la possibilità di poter evitare il tracciamento, no? Allora, chiarisco una cosa che magari non è chiara, ecco perché forse nascono anche queste domande. Elior è un intermediario italiano, Banco Metalli Golden Age c'è di dietro, quindi il bonifico è Italia su Italia, voi non dovete fare un bonifico Italia su Svizzera, perché il Banco Metalli Golden Age è sì di proprietà di Resonor, che è un'entità svizzera, ma è un soggetto giuridico italiano. Quindi voi, quando aprite un rapporto per comprare l'oro con noi, non dovete trasferire i vostri soldi all'estero. Non è un bonifico Italia su Svizzera, ma è un bonifico Italia su Italia. E siamo noi che poi dopo con quei soldi lì li spediamo alla casa madre e in Svizzera compriamo l'oro. Ecco perché è ancora più sicuro per voi, perché ci pensiamo noi a trasferirli, perché siamo della stessa proprietà, della stessa casa madre che compra l'oro, no? E quindi non occorre fare questa triangolazione per poter andare a evitare ciò che tu hai definito prima, perché comunque quello rimane. In questo modo però si garantisce quella privacy, quella riservatezza, proprio perché poi il tutto è gestito dalla Svizzera, okay? Anche se l'intermediario con cui ho comprato è italiano. Questo un po' è quello che abbiamo costruito per dare sicurezza e privacy ai nostri clienti. Quindi Fabiano, quando voi... uno si rivolge a voi, voi siete comunque una società italiana, giusto? Certo, siete sottoposti alle leggi italiane, di conseguenza, chiedo. Sì, assolutamente sì, solo che noi trasferiamo immediatamente la provvista in Svizzera e compriamo poi dopo con casa madre e stocchiamo in Svizzera. Cioè l'intermediario nostro è autorizzato da Banca Italia e vigilato da Banca Italia, se no non potremo operare nella vendita di oro in Italia, ok? E solo che poi dopo, essendo casa madre svizzera, si riesce ovviamente a proteggere tutto grazie al fatto che c'è Resonor che poi compra direttamente e stocca direttamente in Svizzera. Questo succede. Però se uno vuole comunque rivolgersi a voi, cioè vuole sbloccare, spostare e così via, deve comunque rivolgersi a voi in Italia
e non certo. direttamente all'Inghilterra, se succede un patacrack a livello mondiale, intendo, giusto? Sì, sempre noi con cui tu devi parlare e poi dopo il tutto avviene ovviamente in maniera automatica senza spostarsi, la persona non deve muoversi, ma se tu vai a vedere la Banca d'Italia già stocca così e dei 2.452 tonnellate che la Banca d'Italia ha, solo 1.100 sono a Palazzo Koch, le altre sono sparse per il mondo, ci sono negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Svizzera. Perché loro dicono lo tengono fuori? Perché lo tengono lì dove l'hanno comprato, nella piazza dove l'hanno comprato, perché per loro è più semplice poi liquidarlo senza costi di trasporto, rischi di trasporto, spese di trasporto e quant'altro, e avendo la possibilità di liquidarlo immediatamente, potendo diciamo gestire la provvista nella maniera più facile, no? Ed è la stessa cosa che noi diciamo ai nostri clienti, quando ce l'hai da noi, a te basta una mail, e noi fissiamo il fixing del giorno in cui tu ci mandi l'ordine e in 2 giorni tu hai i soldi sul conto corrente ovunque nel mondo, non serve che tu ti sposti fisicamente o lo vieni a prendere o te lo fai spedire per essere liquidato, e lì da noi, infatti la Bank of England quando vai a vedere il loro museo ti dice che i lingotti non si spostano mai dal loro caveau, semplicemente cambiano di proprietario, cioè quando c'è qualcuno che li vende c'è qualcuno che li compra, però rimangono sempre dentro quel caveau là, e questo evita tutti i costi di trasporto, i rischi del trasporto, l'assicurazione, tutte queste cose qua, questo un po' è per far capire poi come funziona praticamente, e il cliente ha però la liquidità in tutto il mondo, ovunque nel mondo. Se uno invece volesse, anziché liquidare, farsi spedire in qualche parte del mondo quell'oro sì. lì, sì. con i costi necessari, chiaramente si sì. può fare, voglio dire. Sì, sì, come ho detto prima, assolutamente sì. Ovunque nel mondo, con Brinks e Ferrari, no? L'abbiamo detto anche prima, assolutamente sì, senza problemi. Anche perché immagino saranno di trust questi, giusto? Come avranno la protezione di un trust, immagino, no? I Brinks, Ferrari. No, beh, Brinks e Ferrari sono portavalori che sono assicurati nella loro attività, quindi non è appunto Bartolini SDA che te li consegna, ma è Brinks e Ferrari con portavalori blindati, con guardie giurate, con giubbotto antiproiettile, armate, eccetera, eccetera, ma che fanno quell'attività con l'intero controvalore assicurato del trasporto, quindi oltre a essere gli unici titolati a poterlo fare, perché quando tu trasporti metalli preziosi deve essere titolato a poterlo fare, non può ecco, andarlo a consegnare il corriere, come ti dicevo prima, espresso. Ecco. Questo comunque mi confermi che stivarli in Svizzera è l'unica possibilità, non ci sono tipo Hong Kong, altri posti dove ci sono queste alternative tipo con una Vesta. No, noi abbiamo il core in Svizzera perché riteniamo che la Svizzera sia ancora in questo momento la cassaforte del mondo dove più sicura dove tenere i propri asset. Proprio perché ho chiarito prima, non sono in questo momento nel sistema bancario e quindi evito anche tutte quelle restrizioni o quelle limitazioni di libertà che ormai il sistema bancario sta subendo per quei ricatti di cui si parlava prima. Quindi la Svizzera rimane la cassaforte più sicura al mondo dove tenere i propri asset. Ecco, la nostra offerta è lì. Questo è. Grazie Fabiano, grazie. Prego Mario, grazie a te. Allora Max, io ho esaurito il tempo a disposizione. Scusate, posso fare ancora una domanda? Non so se è stata fatta prima perché mi sono assentato per alcuni minuti. Vai, velocissimo, devo andare via fra un velocissimo, minuto. Infatti è una risposta vai. Velocissima. Posso vai. Acquistare oro tramite criptovalute? Posso essere liquidato l'oro nelle criptovalute? Tutto qua. Grazie per la tua domanda. Allora, ci sono delle novità? No? Allora, con Elior in questo momento no, ok? Ma a breve Max e Claudia vi daranno delle novità, diciamo dopo l'estate, ok? Perché stiamo andando nella direzione di creare un soggetto che possa permettere anche questo, tokenizzando i lingotti, ok? Quindi stay tuned, come si dice, e state sintonizzati perché a settembre vi daremo informazioni importanti in questo senso per realizzare quella fattispecie, Luca, che tu ci hai citato, entrare e uscire anche con cripto. E quindi sì, da settembre, e vi spiegheremo ovviamente tutto per bene. Per cui portate pazienza, fate le vostre vacanze serene e nel momento in cui rientrate da settembre troverete una bella sorpresa che vi aspetta. Benissimo, allora mi sembra di aver capito che c'è un po' di fretta, io ti ringrazio tantissimo dell'intervento.
Grazie, grazie a te Max per l'ospitalità, grazie a tutti i nostri ascoltatori e a tutti coloro che poi ci sentiranno anche in differita. Vi lascio ovviamente nelle mani di Max e di Claudia per qualsiasi approfondimento. Ci rivedremo, ci risentiremo sicuramente, anche perché abbiamo oltre che il piacere di poter proteggere i patrimoni delle persone che si possono rivolgere a noi, anche il piacere di poter offrire un'opportunità di collaborazione a coloro che vogliono magari diventare consulenti Gold Advisor. E c'è anche questo aspetto di cui non abbiamo parlato oggi, che magari approfondiremo in un altro momento, che diventa interessante. Per cui ecco, per me è stato un piacere stare in vostra compagnia questa mattina, vi ringrazio dell'ospitalità, ringrazio di cuore Max, ringrazio ancora Claudia per avermi portato sulla strada a camminare a fianco a persone così belle come Max. E a presto signori, direi a tutti voi buona vita e buona protezione da tutto quello che sta succedendo. A presto Fabiano, saluti anche la signora. Grazie. Grazie. Grazie tanto, ciao a tutti, ciao. Ecco, benissimo, Claudia, prendiamoci magari ancora qualche minutino, vuoi per caso dire qualcosa in chiusura? Però possiamo anche chiudere, ci sono altre domande che magari qualcuno in chiusura vuol fare, considerazioni? Buongiorno, intanto mi faccio un saluto a tutti, grazie dell'ospitalità Max, è sempre un piacere e ovviamente avete compreso il valore umano oltre che professionale di Fabiano De Marco, e come vi ho raccontato un mese fa io ho deciso, prima da cliente in realtà, perché io non stavo cercando nulla, ho investito insomma quasi tutti i miei risparmi in oro in Svizzera con loro, e poi conoscendo queste persone e la loro levatura non ho potuto resistere dall'unirmi a loro per questa missione di consapevolezza e conoscenza per tutte le persone come noi che sono in un percorso di risveglio e di cooperazione e di salvezza. Ecco, quindi mi permetto solo di dire questo, scusate se mi sono permessa, ma ci tenevo proprio a sottolineare il fatto che sono felice che anche voi abbiate potuto toccare con mano la conoscenza di quest'anima veramente speciale, oltre che Max, che insomma conosco da anni e stimo tantissimo. Ecco, scusate, volevo dire solo questo. E Claudia, grazie. Guarda, hai invece fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché posso dire che per quello che mi riguarda l'aspetto proprio di rapporto diretto personale, no? Come diceva anche giustamente Fabiano, è fondamentale. Io infatti percepisco questa cosa, perché purtroppo non essendo lì in Italia devo lavorare soltanto online, no? E nonostante insomma magari tu ti veda con le persone, possa fare Zoom o qualsiasi cosa, non è come mantenere un rapporto personale. Però noi stiamo andando in quella direzione, che è la direzione più giusta nella quale dobbiamo andare, perché il rapporto personale, soprattutto per cose particolari, acquisti particolari come questo, dovrebbe essere fondamentale. Ed è una cosa che io ho sottolineato tante volte, no? Anche quando parlavo di Augusta, perché noi forniamo un servizio diretto e personale. Quando si compra oro, come si fa a comprare oro tante volte in un'azienda? A me sembrerebbe strano comprare oro in un'azienda senza avere un interlocutore diretto con quale posso, al quale posso cioè, parlare, contattare, discutere, fare domande e risposte. Cioè, un certo servizio, secondo me, dovrebbe essere sempre mantenuto. Quindi anche nel momento in cui dovete acquistare, dovete percepire, sempre che sia importante per voi, proprio l'aspetto umano. Ora non voglio dire di anima o spirituale, perché vabbè, ognuno poi c'ha, vede le cose come vede, ecco, però di approfondire sempre anche la struttura dell'azienda, cercare di capire come lavora, se è orientata al cliente, la filosofia, un po' di storia. Ecco, quindi quando poi ci si trova d'accordo, no? Sui valori di base, naturalmente è tutto molto più facile. Benissimo, allora io cosa devo ricordare? Ricordo brevemente l'appuntamento di lunedì, sempre come al solito su Fuga dal Pentolone, parleremo di nuovo del cristianesimo, Fondazione del Cristianesimo e Culto di Roma,
questa sarà una serie insomma abbastanza lunga di interventi, credo molto interessanti, di cose che probabilmente nessuno vi ha mai detto. Intendiamoci, il condizionale è sempre d'obbligo e quindi l'esercizio nostro continuo, no? Un esercizio mentale per cercare di mantenere la nostra mente più allenata possibile, perché più la si allena e più poi si riesce, è come un mantenimento per la macchina. Se poi non si fa mai manutenzione, poi alla fine la macchina si ferma. Poi l'appuntamento di mercoledì, come al solito, per Destinazione Tanzania, e poi l'appuntamento di sabato prossimo. E quindi ecco, direi che avete per caso, ecco, chi vuole per caso contattare Claudia mi scrive a me e io poi naturalmente gli passo il contatto di Claudia Brandoni. Va bene? Avete domande in chiusura? Possiamo chiudere? Ecco, benissimo, se non ci sono altre domande, io chiuderei qua augurando buon fine settimana a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Buona giornata a tutti, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie Claudia, poi ci risentiamo. Ciao, ciao, ciao.